Questa sera Isola del Gran Sasso ospita una delle tappe più attese di Abruzzo dal vivo, un percorso di incontri, spettacoli, teatro, musica, danza, cultura che ha percorso tutti i sentieri dei comuni che ahimè sono diventati noti perché sono all'interno del cratere. Ma questo cratere è diventato un contenitore, un paniere, un cofano che può rivelare delle cose molto particolari, come la rappresentazione di questa sera, il cui titolo è Pinocchio a tre piazze. Grazie alla compagnia teatrale Bertolt Brecht, questo personaggio reso celebre da Collodi in tutto il mondo verrà rivisitato attraverso tecniche di teatro di strada, giocoleria, mille colori, in un carnevale veramente particolare con tanti personaggi che si infiltreranno in questa favola per raccontare da un altro punto di vista il nostro amato Pinocchio. Tutto è cominciato con un semplice pezzo di legno. Vabbè, ora ve la racconto questa storia. Io stavo cercando un bel pezzo di legno con il quale costruire un burattino per andare in giro per il mondo in cerca di fortuna. Ma quel pezzo di legno che mi aveva dato Mastro Ciliegia non era un legno qualsiasi, era un legno incorreggibile, era un legno insopportabile, e mi faceva gli scherzi, mi faceva correre di qua, mi faceva correre di là, mi tirava via la parrucca. Pensate che un giorno mi ha fatto addirittura arrestare dai carabinieri. No, queste sono cose che non devono succedere. La regia di questo Pinocchio a tre piazze, molto particolare, molto insolito, è di Maurizio Stammati. I personaggi sono tanti e diversi perché ci sono quelli tradizionali, ma non ci sono soltanto loro. No, non ci siamo soltanto loro, perché la chiave che abbiamo voluto dare a questo Pinocchio è proprio un Pinocchio un po' strambalato, un po' eccessivo. Il suo arrivo al paese dei balocchi rappresenta forse il momento clou di questo spettacolo, con l'arrivo di tantissimi animali. Ci siamo immaginati questo paese dei balocchi abitato da animali fantastici, grandi corvi sui trampoli, draghi fantastici, papere meravigliose. Insomma, ci siamo voluti dedicare un po' più all'immaginario dei bambini che non solo alla riproduzione della favola in se stessa. Pinocchio lo conoscono tutti. Pinocchio è veramente una favola internazionale tradotta in tantissimi paesi. Financo siamo stati in Albania a lavorare con i bambini Rom e loro avevano una loro versione di Pinocchio, Pinocu. Quindi davvero una favola straordinaria. Stavamo osservando anche qualche dettaglio della scenografia realizzata con, non voglio dire materiali di recupero, ma con accorgimenti, con escamotage molto particolari, tessuti, belli, colori fantastici, ma anche moltissima fantasia. Eh sì, è un po' la cifra stilistica del nostro gruppo, del nostro teatro. Questo nasce, il titolo esatto dello spettacolo è proprio Pinocchio a tre piazze, perché ce lo siamo immaginato come se potesse essere rappresentato in tre piazze differenti. La prima di questo grande albero, la seconda del paese dei balocchi e la terza dell'arrivo della grande balena. E ognuna di queste piazze ha una sua chiave anche, come dire, stilistica diversa. Ora sono in borghese, possiamo dire così, ma in realtà gli attori sono persone che poi hanno un momento magico in cui si trasformano. Ci sono Pinocchio, che in realtà è Chiara Di Macco, e c'è il nostro grillo parlante, che di fatto è Dilva Foddai, una fanciulla con l'aria tranquilla, gli occhiali simili a quelli di Harry Potter, poi diventa Pinocchio col naso lungo che combina di tutto di più. La magia del teatro, come facciamo a spiegarla ai bambini, a parte farli venire a vedere lo spettacolo? La magia del teatro è un po' il gioco, sta nel gioco che loro vivono tutti i giorni in realtà, ed è ricordarci dei giochi dei bambini, è quello che ci aiuta a costruire il teatro, perché è un gioco che ci regala. Io ho cominciato da bambina e l'ho portato in tutti questi anni con me ed è l'unica cosa fondamentale. Poi tutto il resto si può imparare strada facendo, perfezionare sempre, ma quello è quello che ci si porta dietro sempre. Io sono sempre stata una bambina tranquilla e fare Pinocchio, che invece è lo più scapestrato di tutti, mi diverte tantissimo e mi fa imparare tante cose, anche a sbagliare spesso e a capire dai propri errori ovviamente.
Dilva ha qualche anno di esperienza in più, è per questo che fa il grillo parlante, la voce, la coscienza. Che è stata... difficile fare un pochino la vocina sulla spalla. Sì, no, non è difficile, sì, un pochino di esperienza ce l'ho naturalmente. Sono più di 40 anni che faccio teatro, insegno teatro, faccio l'attrice, faccio la musicista, quindi sì, molta esperienza, molto contatto con il pubblico, con i bambini, ed ecco perché poi viene facile fare gli spettacoli per i bambini. Bisogna lavorare con i bambini per capire qual è il livello al quale dobbiamo stare, perché loro sono veri e noi non possiamo fingere, dobbiamo essere veri anche noi. Pinocchio è una favola saggia, è una favola particolare perché appunto ha vari livelli, quella della trasgressione ma quello dell'educazione, quindi questo bambino che entra e esce continuamente dalla regola, ed è quello che fanno davvero i bambini, che entrano e escono dalle regole, poi siamo un po' noi che li indirizziamo, insomma, e questo è il lavoro di Pinocchio, questa è la storia di Pinocchio. L'autore di questo Pinocchio a tre piazze è Pompeo Perrone, che tra l'altro è anche attore. Com'è nata l'idea di far contaminare Pinocchio, che è una favola classica, storica, conosciutissima? Esatto, l'idea parte proprio da una contaminazione importante, cioè noi da tanti anni pratichiamo teatro di strada e non ci era mai capitato di vedere, soprattutto destinato ad un pubblico di bambini, uno spettacolo che usasse le tecniche del teatro di strada su questa storia meravigliosa che è quella di Pinocchio. Allora ci abbiamo lavorato, non è stato semplice perché la storia di Pinocchio è molto conosciuta, non è facile tradirla rimanendo fedeli allo spirito del protagonista. E però alla fine il risultato, insomma, ci ha incoraggiato, perché nel titolo stesso, Pinocchio a tre piazze, appunto abbiamo voluto mantenere la destinazione proprio di strada, di piazza di questo nostro spettacolo e mantenere una struttura che fosse per quanto possibile fedele allo spirito, all'allegria, alla follia che è racchiusa nel testo di Pinocchio di Collodi. Quando mi sono documentato per creare la storia ho scoperto che dietro un testo apparentemente per bambini si nasconde una ricchezza di interpretazioni veramente inaspettata anche da me, che pure lo amo da tanti anni questo testo. E devo dire che la reazione dei bambini è stata sin dalla prima, che abbiamo fatto in una piazza meravigliosa della nostra città, Formia, perché noi siamo Teatro Bertolt Brecht di Formia, in provincia di Latina, e nella prima rappresentazione in una piazza anche quella molto bella come questo luogo meraviglioso qui a Isola del Gran Sasso, in una piazza che era un antico anfiteatro romano, i bambini veramente abbiamo faticato a contenerli perché c'è stata un'esplosione di gioia e di partecipazione, hanno praticamente partecipato, sono entrati nello spettacolo. Ad un certo punto abbiamo fatto fatica a contenerli. Poi però naturalmente l'esperienza, se abbiamo portato avanti le scene, perché in realtà lo svolgimento è abbastanza imprevedibile. Noi abbiamo usato alcune delle situazioni tipo le più importanti della storia, ma poi le abbiamo arricchite con il nostro repertorio di teatro di strada, teatro di piazza, pupazzi. A noi non sembrava vero di dover rappresentare il mondo, il paese dei balocchi. Per noi artisti di strada il paese dei balocchi è un luogo mitico, insomma una dei luoghi dove vorremmo vivere, non solo rappresentare ma proprio vivere. Quindi abbiamo messo in campo tutto quello che sapevamo fare come artisti di strada, con i trampoli, con i pupazzi, con le nostre tecniche abituali, e alla fine ci siamo accorti che tutto quello che noi avevamo sempre fatto entrava nel discorso di Pinocchio tanto quanto la storia di Collodi. Eccellenza, mi piace. Eccellenza. Allora, senti un poco. Ma il tuo babbo e la tua mamma sono vivi? Il mio babbo sì, la mamma veramente non l'ho mai conosciuta. Felicità! Senti un poco, ma il tuo babbo come si chiama? Geppetto. E che mestiere fa? Il povero. E si guadagna bene? Quanto basta per non avere mai un soldo in tasca. Felicità! Guarda! Facciamo così, e oggi mi
mi hai preso proprio in una giornata di buon umore. Ti voglio dare questo sacchetto che contiene ben 5 monete d'oro. Le porterai al tuo babbo, perché lui sa che cosa farne. E mi raccomando, non perderti per strada. Chiara Ruggeri e Stefania Nocca sono altri personaggi. In questo momento sono ancora tranquille, serafiche, beate e felici, ma poi lei diventerà la fata turchina e lei invece il gatto. Il gatto tentatore di Pinocchio. Ha una faccia così tranquilla questo gatto. In realtà com'è lavorare a questo spettacolo che mette in scena tante tecniche diverse del teatro per arricchire una favola che tutti conosciamo? Bisogna tornare a essere bambini. E cercare dentro di noi quello che magari nel quotidiano non c'è, no? Sono così tranquilla, così beata e devo fare una parte che non mi appartiene, che è quella del gatto tentatore che ruba il denaro o prova a rubare il denaro. E il giocare, il sorridere, come diceva Dilva, il divertirsi quotidianamente ci aiuta a fare tutto questo. Non è facile fare il dottore, fare il gatto, fare il ciuchino, che sono tutte cose che noi nel quotidiano non conosciamo, no? Io faccio l'insegnante come nella vita, per cui quello che vedo è che invece il teatro mi ha aiutato a insegnare anche coi ragazzi grandi, perché lo metto in scena anche quando vado in classe, no? E se devo fare una lezione importante, se ci metto giù la battuta del ciuchino, del gatto, della volpe o quello che faccio nei vari spettacoli, mi aiuta. La fata turchina forse è avvantaggiata dalla bacchetta magica, che adesso qui è a riposo nella sua bella scatolina preziosa. In realtà i bambini quando vedono le fate sognano. Le bimbe vogliono fare tutte le fatine? È capitato che alla fine degli spettacoli di Pinocchio le bambine si avvicinavano. La fatina turchina, voglio fare anche io la fatina turchina. Perché il vestito comunque è scintillante, vedono tutti questi brillantini e quindi sono affascinate, no? Da questa luce. Sì, la fata turchina è un personaggio in cui mi ci ritrovo molto, perché è un personaggio calmo, quieto, che invoglia a cercare di portare Pinocchio sulla retta via, no? Un po' ci prova, un po' il contrario di quello che poi vuole fare il gatto con la volpe. E quindi è un personaggio che mi sento proprio addosso, è bello. Pinocchio, tu sei un burattino e devi ascoltare i buoni consigli. Tu hai bisogno di una medicina speciale. Prendi questa medicina, che altrimenti non ti vedo molto bene. È dolce e amara? È amara, Pinocchio, ma ti farà molto bene. Ah, se amara non la voglio. Bevila, che ti guarirà, bevila! A me l'amaro non mi piace. Bevila, che dopo che l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per raddolcirti la bocca. E dov'è questa pallina di zucchero? Eccola qua! E allora voglio prima la pallina di zucchero e poi berrò la medicina. Oh, Pinocchio, lo prometti? Lo prometto, lo prometto. E va bene, eccola qua la pallina. Che bella cosa. Se anche lo zucchero fosse una medicina, mi purgherei tutti i giorni. L'assessore Amelide Francia, qui per Abruzzo dal Vivo, oggi ospitiamo uno spettacolo, ma dietro uno spettacolo preparato ci sono percorsi, sentieri, preparazioni, persone da coinvolgere, persone da convincere. Certo, sicuramente è così. E il progetto Abruzzo dal Vivo è un progetto molto importante, è un'occasione, diciamo, per il nostro comune, ma anche per tutti i 23 comuni del cratere, di rilanciare nel segno della cultura i nostri territori colpiti, segnati, diciamo, dai pregressi eventi sismici e, per quel che riguarda il nostro territorio, anche dall'eccezionale nevicata del gennaio 2017. Quindi è stato un momento importante, un momento di incontro, di collaborazione, anche di confronto con tutti i comuni inseriti nel cratere sismico, accomunati comunque da un'idea comune, dalla speranza di rilanciare, di riaccendere i riflettori sul nostro territorio, che è bellissimo.
Si è sentito parlare, ahimè, abruzzesi tutti noi lo sappiamo, per troppo tempo soltanto di problemi, disastri che ci sono stati, è oggettivo, e non è che se ne esce in un giorno o con una manifestazione, ma non è soltanto di mattoni e di pietre che si può parlare durante una ricostruzione. I bambini nascono e crescono e hanno diritto, come gli adulti, di avere intorno un'atmosfera fattiva, solare, che abbia un'energia positiva, anche se ci sono difficoltà, ma devono sentire che è possibile fare altro. Sì, sicuramente i problemi ci sono e ne sono tanti, soprattutto legati alla ricostruzione, ai disagi, come dicevo poc'anzi, causati dal sisma, perché noi nel nostro comune abbiamo comunque quasi tutti gli edifici pubblici inagibili, anche la sede comunale, abbiamo un solo edificio scolastico, infatti a breve riusciremo a costruire il polo scolastico che ospiterà le scuole medie e le scuole elementari, perché attualmente, avendo un solo edificio, comunque abbiamo dovuto spostare i nostri alunni presso un comune vicino, Colledara. Quindi è importante in questo momento comunque creare momenti di aggregazione, di svago, per far tornare un pochino alla normalità questa comunità che è stata così duramente segnata. Ma adesso dove andiamo noi? Babbo, adesso dobbiamo solo continuare a camminare, continuare e continuare fino a che non troveremo qualcuno che ci darà un posto dove dormire e qualcosa di buono da mangiare. Proprio così dicesti, Pinocchio, e da quel giorno sei diventato un bellissimo bambino! Eccolo qua! Ed è diventato anche buono! Mi ha aiutato in tutte le cose della vita, ma soprattutto a mettere insieme questo spettacolo per raccontare la sua incredibile avventura. Col Montepulciano d'Abruzzo ci si fanno un sacco di cose, dalle riserve ai cerasuoli, al Montepulciano giovane, al Montepulciano di medio invecchiamento. Tra i due che ci fanno un po' contenti abbiamo una quasi riserva, una Colline Teramane. Questo non è una riserva perché fa un solo anno di legno, mentre la riserva ne fa ben due, invecchiamento in botte di legno. E invece all'estremo uno spumante rosé. Per disciplinare non possiamo chiamarlo, non ne possiamo scrivere in retroetichetta Montepulciano d'Abruzzo, però questo è prodotto con uve Montepulciano d'Abruzzo. Ovviamente per un prodotto del genere che va spumantizzato la raccolta avviene un po' in anticipo, affinché le uve siano un po' più, abbiano l'acidità giusta per la spumantizzazione. Mentre per un prodotto come il Colline Teramane Prima Madre la raccolta avviene un po' tardiva, quando le uve sono belle mature, zuccherine, e quindi in grado di produrre un grado alcolico elevato. L'espressione del Montepulciano d'Abruzzo. La sua grande caratteristica è quella di poter fare tanto e bene. E oggi poi con l'enologia, con attrezzature moderne che tendono a rovinare il meno possibile di quello che la natura ci ha fornito, riusciamo anche a rendere un Montepulciano un po' più gentile, senza scimmiottare i vini del nord, però magari un Montepulciano non più aspro, tannico come quello di qualche decina d'anni fa, ma un po' più morbido, un po' più
facile da bere, ecco. Allora, Ludovica è una giovanissima, perché ho solo 28 anni e quindi nel mondo della ristorazione penso di essere una delle più giovani chef della zona che abbia un ristorante in sua proprietà. La mia passione è nata da una vita, solo che sono sempre stato ostacolato un po' dai miei perché volevano un qualcosa di diverso per me, in quanto purtroppo questo è un lavoro di tanto sacrificio, purtroppo, a me non pesa, però è un lavoro di sacrificio, dedizione e costanza, e per una donna significa precludersi il 90% delle cose da poter fare, da poter realizzare. Pensare ora personalmente di poter mettere su famiglia è una cosa che vedo non lontana, anni luce, di più. Ho avuto due persone importanti nella mia vita che hanno fatto sì che questa mia passione diventasse grande, diventasse il mio lavoro. Mia nonna e mia madre. Mia madre è l'altra società, è l'altra parte è l'altra socia del locale. L'ho tolta dall'azienda di mio padre e l'ho buttata in cucina. Non è stato semplice per lei, però lei ha da sempre avuto questa passione per la cucina. Parlavano infatti con mio padre, l'ho sentito mille volte dire apriamoci questo, apriamoci quell'altro, solo poi non hanno mai avuto la forza e la determinazione per farlo, fino a quando non sono arrivata io a voler fare questa cosa. Ma prima ancora di mia mamma c'è mia nonna. Io penso che la cucina delle nonne sia la cucina più buona del mondo. Mi ricordo ancora, dico sempre a mia madre che ad esempio il timballo da quando mia nonna non c'è più non è lo stesso, perché mi ricordo questa pentola rossa tonda di alluminio e mia mamma invece si ostina a farlo rettangolare, invece per me il timballo è tondo, che dopo va fatto raffreddare sulla tavola di legno. Tradizione e innovazione vanno di pari passo, perché chi apre un ristorante oggi e non vuole essere il classico ristorante, deve un pochino innovare qualche cosa nei suoi piatti, senza escludere la tradizione, però può giocarci. Il mio ingrediente preferito attualmente è lo zafferano. Una spezia che era stata introdotta, bene ricordarlo, in Italia, diciamo negli anni nel XIV-XV secolo, ed ebbe una diffusione molto ampia anche nelle regioni dell'Italia meridionale, in Sardegna. E in particolare in Abruzzo ci sono delle aree vocate alla coltivazione di questa spezia. E basta ricordare Navelli o Sulmona, dove i crocus, il fiore da cui si ricava lo zafferano, sono coltivati in maniera molto diffusa. Lo zafferano, e ho riscoperto tanto lo zafferano di Navelli, mi sono innamorata di questi prati dove c'erano le fioriture dello zafferano di Navelli, tanto che ad oggi nella mia carta c'è un piatto dedicato allo zafferano di Navelli, riprendendo un piatto storico della cucina abruzzese, che è il ragù alle tre carni. Il ragù è una invenzione recente, parliamo di qualche secolo, nei confronti della nascita della gastronomia, è sicuramente un'introduzione che risale al Settecento, quindi non antichissima, e viene dalla Francia. Ragù è una parola francese che significa consumare lento, cioè preparare lentamente, dare sapore, no? Conferire sapore attraverso questa cottura prolungata della carne. In Italia è stato introdotto, diciamo, nel Settecento, quando la cucina francese cominciò ad avere il predominio sulla cucina italiana. Prima si faceva rosso, io lo tradizione e innovazione lo faccio bianco con lo zafferano. Una dei ragù più complessi era sicuramente il ragù delle tre carni, che prevedeva l'impiego della carne di manzo, della carne d'agnello, volte di castrato, e della carne di maiale.
e anche la stessa tagliatellina, non ho deciso di mettere la tagliatellina all'uovo per andare un pochino fuori dagli schemi, ma mettere sì una tagliatellina di grano duro che è aromatizzata allo zafferano, che non la faccio io ma la prendo dal pastificio Verrini. Vi dico la verità, non ero sicura, me l'hanno fatta provare, l'ho provata e sì, merita e si sposa benissimo con tutto quanto l'insieme.